Oggi la disciplina conservativa è estremamente aggiornata, estremamente sofisticata e presuppone una varietà di apporti disciplinari, da cui un termine particolare è quello dell'interdisciplinarità. Siamo Cristiana Conti e Alessandra Popple della ditta SAR di Firenze. In questo momento stiamo lavorando in questo settore dove c'è la veduta di Vienna alle nostre spalle e stiamo finendo la pulitura di tutte le superfici decorate. Le cause di degrado qui all'interno del cortile di Michelozzo, la principale, diciamo, è il microclima, l'umidità, la presenza quindi di situazioni di vento che portano tutta una serie di problematiche legate anche all'inquinamento. Quindi si depositano sulla superficie muraria del polviscolo che poi interagisce con la pittura e quindi inizia un processo di degrado che va assolutamente, diciamo, contrastato. Lo stato di conservazione è drammatico. Lo stato di conservazione è pessimo per via della situazione climatica, essendo un ambiente esterno, ci piove, entra il vento, perciò le pitture vengono danneggiate. Ho subito anche molti interventi nelle varie epoche che hanno contribuito un po' alla loro situazione conservativa. In un lavoro di restauro si inizia con delle analisi di tipo chimico, delle analisi di tipo fotografico, si studiano appunto i processi di degrado e di conseguenza si prendono, diciamo, delle decisioni sulle tecniche da mettere in atto per poter eseguire il restauro stesso.
interveniamo con i colori naturali, che sono di solito terre e ossidi, stemperati in acqua distillata e casenato d'ammonio come legante, e quindi interveniamo solo nelle zone di mancanza del colore, cioè senza andare quindi sul colore originale, ma intervenendo solo in queste zone di mancanza, in modo da recuperare comunque l'immagine completa, se possibile, che ci troviamo davanti, cioè se completare l'immagine, ecco, senza inventare nulla, senza aggiungere nulla. Il problema del turismo di massa, no? Il turista che specialmente qui a Firenze arriva e ha un impatto fortissimo con una quantità di opere d'arte talmente vasta che è molto difficile che riesca a comprendere l'essenza di queste opere d'arte. Già finite, non vengono rispettate come si dovrebbe, però d'altra parte è anche vero che forse un turista non si rende bene conto. The UNESCO Office of the Municipality of Florence is created in 2012 a project that is called the Firenze per bene, as the translation is Florence the right way, that wants to make people sensitive, so people that could be residents, students, but also tourists, to protect and respect this outstanding universal place. Assolutamente è il tema predominante nella gestione di un sito patrimonio UNESCO, il tema della conservazione. I think it's important because of the future generation. Un patrimonio non solo di fiorentini ma mondiale. People will be able to see the monuments in better shape. Una città come Firenze medievale che si sostiene praticamente per quello che ha, ovviamente dovrebbe dare un bel peso alla conservazione. It's good to travel places and see that they're being taken care of and being preserved. Right? Questo patrimonio non serve soltanto per il bene culturale, ma serve proprio per la vita delle persone e per la vita davvero di tutti gli uomini.